saluti, ma altrimenti non riuscivamo a seguire nessun passaggio, quindi invitiamo gli spettatori proprio a restare sempre sui piatti a parlare di cucina. Grazie a lei per averlo evidenziato. Grazie, carissimo. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Antonio, vai. Vedi, abbiamo fatto un impasto piuttosto morbido. Morbido. Pronto? Sì, pronto, signora. Buonasera, Simona. Cara, buonasera a lei. Buonasera. Antonio, buonasera. Complimenti. Grazie. Senti, volevo domandare al signor Antonio. Pronti. Invece delle pomodorini di Pachino. Sì. Siccome quella resta sempre la buccia, no? Sì, signora. Potrei mettere solo la polpa di pomodoro? Va benissimo, signora. Ecco, questo volevo sentire. La cosa è soggettiva, va benissimo. Se a lei non piace la buccia... Perché quelle certe volte mio marito si affoga. No, signora. No, allora, no. Signora, guardi, continui a metterlo il pomodoro a pezzi. Scusi, era un suggerimento, però lei lo metta da qualche parte. Vabbè, non ho detto niente. Grazie, signora. Arrivederci. Arrivederci. Scusatemi, signora, è uscita spontanea questa. Approfitti. Non volevo, però. Vabbè. Pronto? Pronto. Perché volevo sapere il timballo delle melanzane. Grazie. Prego. A lei, cara signora, e noi tra poco andremo a ripeterlo, però intanto, intanto siamo minutino. Sugli straccetti, aspettiamo se tu puoi aspettare ancora. Qualche minutino, allora magari possiamo dirlo alla signora più o meno il timballo sì, di melanzane. Abbiamo fatto una classica salsa di pomodoro, io ho usato sia i pomodorini Pachino sia la passata di pomodoro per renderla più corposa, dopodiché abbiamo fatto una bechamel veloce. Un litro di latte, 50 grammi di burro, 50 grammi di farina. Abbiamo tagliato a fette regolari le nostre melanzane viola, le abbiamo passate alla farina, le abbiamo fritte. Abbiamo cotto le nostre tagliatelle. Volevo ricordare, dico grazie alla signora che mi ha dato l'opportunità, che non è obbligatorio fare tagliatelle. Potete fare i rigatoni, potete fare le penne, potete fare le mezze maniche, potete fare gli spaghetti. È soggettiva la cosa. E poi abbiamo infornato con besciamella e abbiamo fatto uno strato sulla pirofila di pomodoro e besciamella. Abbiamo coperto la teglia, la nostra pirofila con le fette di melanzane fritte. Abbiamo messo la pasta all'interno, abbiamo ricoperto con le melanzane e abbiamo bagnato con della salsa di pomodoro e della bechamel, parmigiano grattugiato, una spolverata di pan grattato, abbiamo infornato a 190 gradi. E intanto siamo agli straccetti. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Signora Simona, volevo dire una cosa a poco. Pronti. Signora Antonio, sì. Secondo voi... La schiuma di patate, come si fa? La schiuma di patate? Il purè di patate. Magari, signora, guardi, adesso continuiamo con gli straccetti, poi glielo diciamo fra un pochino, va bene, sì. Signora? Rimanga con noi che glielo diciamo fra poco. Perché siamo agli straccetti? Io non vorrei distrarci dagli straccetti. Ricordiamo velocemente l'impasto di questi straccetti sì. Che abbiamo fatto mezz'ora fa e abbiamo fatto lievitare. Abbiamo usato 500 grammi di patate lessate, pelate e passate al schiacciapatate. Abbiamo aggiunto 500 grammi di farina 00. Vabbè, le dosi le diamo dopo, la farina. Sì, del sale, dello zucchero, dell'olio, 25 grammi di lievito di birra. Abbiamo impastato il tutto e abbiamo fatto un impasto piuttosto morbido, non troppo duro. E abbiamo fatto lievitare. In questo caso, grazie alle nostre luci, sono bastati 25-30 minuti. Normalmente richiede una lievitazione di tra i 40 e i 45 minuti. Ecco, oltre agli straccetti, con lo stesso impasto andremo a fare delle altre cose che vi sveleremo tra pochissimo. Pronto? Pronto? Sì, cara signora, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, avevo visto nella descrizione per quanto riguarda le tagliatelle, il timballo, che c'era della provola, mi sono sbagliata? Sì, signora. Della provola, però all'ultimo momento non l'ho messa. Io gliela posso far vedere. No, ha visto benissimo, signora. No, ha perfettamente ragione. Le spiego anche perché, se il mio amico cameraman la inquadra,
l'avevo già... non è caso. No signora, l'avevo già preparata. Poi ho pensato ad un mio carissimo amico vegetariano stretto che non mangia neanche i formaggi e le uova. Ho detto non vorrei che domani mi richiamasse. E ho pensato bene di non metterla. Ma io non ti richiamo, eh? Pensavo di aver letto male io. No, ha letto benissimo, signora. Molto acuta, molto attenta. Quindi si può mettere o no? Ci fa più tanto no? piacere. Si può mettere o no? Sì, 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 sì. Però io... Se tu la metti poi su qualche piatto non è che mi offendo, io non sono vegetariana. No, ma la useremo per le pizzette fritte. Ah, ecco. È scappato. Va bene, grazie. Signora Simona, sì. Le volevo chiedere, la descrizione non si legge malissimo, bianco su bianco, proprio si fa veramente fatica a leggere. Sì, la regia la sta sentendo, cara signora. Ecco, sarà possibile modificare queste cose? Penso che sarebbe una cosa buona per tutti. Va bene, cara signora, la stanno sentendo. Grazie a lei. Bene, grazie a voi. Buona grazie, presto, signora. Buonasera. Grazie. Antonio, grazie. Grazie. Antonio, sì. Stai facendo altri straccetti? No? No, adesso facciamo uno straccione. E che è sto straccione? Facciamo uno straccione. Vedi che l'impasto è morbidissimo. Ti ricorda niente questa forma? Una pizzetta? Ma... Ah, ecco, perché ricordiamo, con lo stesso impasto degli straccetti, esattamente uguale, tranne l'olio di semi che ci è servito per friggere gli stessi, andiamo a fare delle pizzette fritte. Fritte. Roba leggera. Se vogliamo diamo anche gli ingredienti, così lo ricordiamo, diamo anche gli ingredienti. Pizzette, roba leggerissima. Ce l'abbiamo, regia, pizzette fritte. 500 grammi di farina 00, 500 grammi di patate lesse, 25 grammi di lievito di birra che abbiamo sciolto in un po' d'acqua, 15 ml di olio extravergine di oliva, 10 grammi di sale, 1 litro di olio di semi per friggere, 100 grammi di passata di pomodoro, 100 grammi di mozzarella. Pronto? Simona, scusa, è la seconda volta che ti chiamo stasera. Prego. Sono contenta dalla mezza. Volevo chiedere allo chef se faccio queste straccette. Sì, signora. O le pizzette, no, le pizzette no, che c'è il pomodoro. Le straccette, le posso mandare a mia figlia che è fuori all'università? Sì, bisogna vedere quanto tempo devono viaggiare, signora. Un giorno, due giorni, a Roma. Non mi dica che da Lamesi a Roma ci vogliono due giorni. 4-5 ore, no, signora. No, no, vabbè, perché prendono per secondo la via. Io le mando. Sì, signora, basta che deve avere l'accortezza di cuocerli un tantinello di più. Perché? Altrimenti quindi sì. Dentro una busta, quelle dei surgelatori? No, signora, mandare... no, è preferibile una guantiera con della carta. La roba fritta mai chiuderla sotto vuoto, perché con il vapore che fa si ammorbidiscono e vengono giù, non tengono... Siccome mia figlia è molto ghiotta, non di cose dolci, ma di queste salate, e allora gliele vorrei mandare... Ma io preferirei mandargli l'impasto che se le frigge lei là, signora. Ecco, brava! E allora va bene, impegnata. Va bene, cara signora, grazie a lei. Grazie, grazie. Arrivederci. Buonasera. Grazie, arrivederci. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buona. Buonasera. Sono Maria. Cara Maria, buonasera, benvenuta. Ciao. Ciao. Domani farsi che queste qua le pizzette, domani falle. Ah, domani falle, brava, bravissima. Volevi chiedere qualcosa? Le calde calde adesso? Sì, no. Sì? Come? Le calde calde. Non ho capito, non riesco a capire. Ho detto, adesso me la mancherebbe una. E io infatti adesso andrò io per voi, va bene? A sacrificarmi. Si sacrificherà Simona per tutti. Va bene, grazie cara grazie signora Maria, presto, grazie, arrivederci signora. Maria. Ciao. Dobbiamo farli andare piano piano perché si devono dorare, vedi? Ecco, noi a volte sentiamo di questi impasti che necessitano di lievitazioni di 10, 12 ore, 6 ore, 8 sì, ore. Sì, quando faremo il panettone a Natale avremo bisogno di 12 ore. Dovremmo fare 6 puntate di seguito e poi alla prossima Pasqua per fare la colomba avremo bisogno di altre 6 puntate per fare la colomba. Beh, ci fa piacere, grazie per l'informazione. Pronto?
Pronto?